Dunque, con questa lezione concluderemo il discorso sugli atti introduttivi del processo civile, che sono atto di citazione e ricorso. Per quel che concerne l'atto di citazione, bisogna dire che fondamentalmente, quando nell'atto di citazione viene inserita la data della prima udienza, quindi l'udienza di comparizione, il termine tra la notificazione dell'atto e la data di prima udienza deve essere non inferiore a 90 giorni se il convenuto risiede, in Italia, e non inferiore ai 150 giorni se il convenuto risiede all'estero. Quindi fondamentalmente i tempi e la scansione temporale dei termini per il convenuto è la seguente: notificazione dell'atto di citazione, un minimo di 90 giorni fra la notificazione dell'atto di citazione stesso e la data della prima udienza, e almeno 20 giorni prima, a senso del codice di procedura civile, il convenuto deve costituirsi e quindi può fare una serie di cose come depositare il fascicolo in cancelleria e fare copia degli atti di controparte. Ora, per quel che concerne i vizi dell'atto introduttivo, che sono praticamente l'oggetto dell'odierna lezione, abbiamo detto che l'essenzialità degli atti introduttivi sono l'episodio di vita, la sottoscrizione e la procura. Tuttavia c'è un orientamento che fondamentalmente riesce in qualche modo a sanare quelli che sono le cause di nullità affinché il processo possa dare delle risposte concrete, ed è infatti un insuccesso una sentenza che sia una mera sentenza procedurale. Mi spiego meglio. È chiaro che quando un soggetto adisce il giudice lo fa per un motivo ben preciso, cioè per avere una risposta chiara che si sostanzia nella sentenza. Però laddove invece ci sono delle nullità, quindi dei vizi, è un insuccesso il fatto che, nonostante degli errori di parte, come può essere la mancata sottoscrizione, il processo si debba definire con una sentenza di annullamento, quindi una sentenza meramente procedimentale. E fondamentalmente, quindi, il codice di procedura civile permette di sanare ciò che sono fondamentalmente i vizi dell'atto introduttivo, e vediamo come. Dunque, i vizi concernenti l'atto introduttivo sono esplicati dall'articolo 164 del codice di procedura civile e concernono appunto la nullità della citazione. Leggiamo l'articolo: la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nel numero 1 e 2 dell'articolo 163. Ovvero l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta, il nome, il cognome, la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o l'assistono. Quindi, continuando a leggere il 164, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge, come abbiamo detto prima, se manca l'avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163, il numero 7 ci dice che l'indicazione del giorno, cioè che ci deve essere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito a costituirsi al convenuto nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata ai sensi delle forme stabilite dall'articolo 166, oppure di 10 giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato ai sensi dell'articolo 168 bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di quell'articolo 167. Quindi, fondamentalmente, è nulla la citazione quando vi siano questo tipo di mancanze, quindi non vi sia stato omesso il nome dell'attore, del convenuto, l'indicazione del tribunale, la fissazione dell'udienza, oppure un'udienza fissata non rispettando i termini che abbiamo detto all'inizio del video. Ancora, leggiamo il secondo comma dell'articolo 164. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, e può farlo perché abbiamo visto che il convenuto può rimanere contumace o costituirsi, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone di ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio.
Questa sa nei vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda. Questa sa nei vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sino al momento della notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo. Questo che cosa vuol dire? Qual è la ratio di questo comma? Fondamentalmente, se il giudice rileva che l'atto di citazione o il ricorso sono nulli, in questo caso più l'atto di citazione, sono nulli, e quindi effettivamente il convenuto non si è costituito perché effettivamente non ha potuto avere modo di prendere conoscenza della causa, il giudice rinnova di ufficio la citazione entro un termine perentorio, e questo fatto sa nei vizi, e quindi gli effetti sostanziali e processuali però si producono comunque dal tempo in cui la domanda fu presentata, quindi non è che fa fede la seconda citazione, cioè quella disposta d'ufficio dal giudice, ma fa fede, nonostante la rinnovazione della citazione, fanno fede i termini concernenti la prima citazione. Leggiamo ancora il terzo comma. La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali, di cui al secondo comma. Tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dall'articolo 7 del 163, che abbiamo letto prima e che ricordo concerne l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, quindi se il convenuto eccepisce che vi sia stata omissione dell'indicazione del termine di comparizione, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. Quindi abbiamo detto che il convenuto può sia costituirsi che non costituirsi. Laddove non si costituisca e vi sia contemporaneamente una nullità dell'atto di citazione, ecco che il giudice ne dispone d'ufficio una seconda. Però laddove nonostante vi sia la nullità dell'atto di citazione, ma il convenuto si presenti, quindi si costituisca, ai sensi del terzo comma del 164 CPC, la costituzione del convenuto sta nei vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di quel secondo comma. Tuttavia, però, se vi è appunto l'omissione dell'indicazione dell'udienza di comparizione, ecco che il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. Leggiamo il quarto comma dell'articolo 164. La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito dal numero 3 dell'articolo 163, il quale ci dice la determinazione della cosa oggetto della domanda. Quindi se è omesso appunto l'episodio di vita, come abbiamo detto nelle precedenti lezioni, e quindi è omesso l'oggetto fondamentale per cui si va davanti al giudice, l'atto di citazione è allo stesso modo nullo. Leggiamo il quinto comma. Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda, quindi per effettivamente colmare la lacuna per quel che concerne l'oggetto della domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti questi anteriormente anteriormente alla rinnovazione, alla integrazione. L'ultimo comma del 164, il sesto, dice che nel caso di integrazione della domanda il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 183 e si applica all'articolo 167. Cosa ci dice l'ultimo comma dell'articolo 183? Ci dice che, se richiesto, il giudice fissa un termine perentorio non superiore ai 30 giorni per il deposito di memorie contenenti precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte. Concede anche alle parti un successivo termine perentorio non superiore a 30 giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall'altra parte e per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime. Con la stessa ordinanza, il giudice fissa l'udienza per i provvedimenti di l'articolo 184. Quindi questo l'articolo 164, quindi, è molto importante perché ci elenca i casi di nullità. In realtà i casi di nullità sono in negativo quello che
non è contenuto nella citazione ai sensi del 163, quindi come abbiamo visto il 164 rimanda ai punti del 163, quindi laddove ci siano delle omissioni, ecco che fondamentalmente si fa riferimento al 163, che poi omissioni che poi vengono sanate con la costituzione del convenuto. Laddove invece c'è nullità della citazione e il convenuto non si sia costituito, il giudice ne dispone d'ufficio la rinnovazione. Ora, per quanto riguarda la conclusione diciamo di questo argomento che concerne appunto i vizi dell'atto di citazione, possiamo anche leggere qualcosa riguardo il testo, che poi fondamentalmente è quello che il testo che ricalca ciò che abbiamo letto nel codice. Sappiamo che il giudice deve disporre la rinnovazione entro un termine perentorio laddove il convenuto non si costituisca. E se l'attore non rinnova nel termine della citazione, si ha una vicenda estintiva del processo, come abbiamo letto, il giudice cancellerà dal ruolo la causa. Potrebbe darsi che la parte proceda alla rinnovazione ripetendo il vizio o inserendone qualche altro. Quindi cosa succede? Ci domanda. Si ritiene, in base alla lettera dell'articolo 164, secondo comma, che il giudice non possa dichiarare l'estinzione, ma debba disporre una terza, quindi una seconda rinnovazione d'ufficio. La sanatoria si intende il fatto che il convenuto, nonostante i vizi dell'atto di citazione, comunque si costituisce, opera nel senso che il legislatore, alla fattispecie atto di citazione valido, ritiene equivalente la fattispecie atto di citazione invalido più costituzione o rinnovazione. Quindi la citazione produce ogni effetto processuale sostanziale fin dal momento in cui l'atto invalido è stato notificato per la prima volta al convenuto. Il quarto comma dell'articolo 164 che abbiamo prima letto prende in esame i vizi riguardanti l'editio actionis. L'editio actionis concerne l'esposizione del contenuto della domanda. E abbiamo già visto che nel comma quarto la citazione è nulla se omesso risulta assolutamente incerto il contenuto della domanda, e quindi l'editio actionis, che ripeto, è l'esposizione del contenuto della domanda. Anche qui però la legge sembra prevedere un contenuto sanante, costituzione del convenuto, rinnovazione dell'atto per ordine del giudice, ma per riflettere si tratta di una sanatoria solo apparente, perché nell'uno e nell'altro caso il giudice deve fissare una nuova udienza ai sensi dell'articolo 183, nell'uno e nell'altro caso restano ferme le decadenze maturati e salvi i diritti acquisiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione. Questo l'abbiamo già letto prima. Quindi per concludere dobbiamo solo fare riferimento a come opera la sanatoria, opera ex nunc, questo cosa vuol dire? Che non c'è, quindi leggiamo, è più corretto dire che non c'è sanatoria e che il meccanismo ideato dal legislatore non tende al recupero dell'originale citazione, che comunque viene sostituita da un nuovo atto, ma al più limitato scopo di tenere in vita il processo incardinato sulla base del primo, anche se nullo, atto. Probabilmente la salvezza riguarda soltanto gli aspetti tipicamente procedimentali, quali l'iscrizione al ruolo e la nomina del giudice istruttore, non altro. Ad esempio, è dubbio che la parte possa fondare un'eccezione di dispendenza sulla base di un processo iniziato con un atto introduttivo, la cui dictio actionis, quindi la sua esposizione del contenuto, sia nulla. È appena il caso di aggiungere che la disciplina esaminata presuppone che sia subito instaurato il rapporto con il giudice. Quindi, volendo ricapitolare l'argomento in maniera molto breve, volendo riassumere, bisogna assumere che i vizi dell'atto introduttivo sono disciplinati dall'articolo 164 del Codice di Procedura Civile, rubricato nullità della citazione. Tuttavia, a differenza che al convenuto sia stato notificato correttamente e nonostante la nullità si costituisca, ecco che entra in gioco la sanatoria. La sanatoria ha una ratio ben precisa, cioè innanzitutto quella di non perdere tempo e di far sì che, nonostante vi siano dei vizi palesi nell'atto di citazione, il processo continui e che comunque tutti i termini valgano dal dies a quo, cioè dal giorno in cui l'atto di citazione, benché viziato, sia stato notificato al convenuto. Tutto ciò che concerne i vizi, la nullità di citazione e la nullità dell'atto di citazione lo troviamo nell'articolo 164 che abbiamo letto prima, e fondamentalmente basti semplicemente dire che
laddove il convenuto si costituisca, diciamo che i vizi sono sanati, nonostante comunque il giudice dà un termine perentorio all'attore per modificare e quindi integrare la domanda viziata. Laddove invece non si costituisca, e laddove il giudice rilevi che vi siano dei vizi nell'atto, ecco che il giudice ridispone una seconda citazione d'ufficio affinché comunque la citazione sia valida. Per questa lezione abbiamo finito, spero di essere stato abbastanza chiaro. Nelle prossime ci occuperemo della costituzione dell'attore e del convenuto.